che era il 1982, io lavoravo con Gabriele Lavia, avevo fatto l'Amleto. Allora le tournée erano abbastanza lunghe, facevano 5 mesi di tournée, 6 mesi, avevamo già discusso il contratto, eccetera, eccetera. Poi il mio agente, Guidarino Guidi, mi disse: ma guarda che Ferreri sta cercando qualcuno per fare un ruolo in Storia di Piera. E io mi aspettavo di fare qualche provino, qualche cosa. Insomma, è arrivato Ferreri invece, che in pratica è entrato, ha fatto un giro della scrivania, mi ha guardato e con quel suo inconfondibile accento tra il milanese e il romano ha detto: va bene, farai il ragazzo dell'idroscalo, ciao. E dopo un giro di scrivania se n'è uscito. Io ho aspettato un po', dopodiché non veniva nessuno, mi sono alzato, sono uscito dalla produzione, ho telefonato alla gente, ho detto così così, va bene, allora ti ha preso. Ed erano 3 giorni, 3 pose. Ora si poneva la questione tra 6 mesi di teatro e 3 pose con Ferreri. Dal punto di vista economico non era poco rilevante, però sai che ha detto: ma io uno così non me lo perdo, il teatro faccio sempre tempo a farlo, chissà se mi ricapita poi di lavorare con uno così, insomma, tutti i film che già aveva fatto, insomma, no? E infatti mi sono ritrovato nel film di Ferreri e poi diciamo così che avevo preso l'occasione perché avevo già fatto un po' troppo teatro e quindi non volevo, siccome sono sempre stato una persona un po' eccentrica, appena qualcuno mi dà l'occasione di rendermi ancora più eccentrico la sfrutto. E quindi mi sono trovato lì con Anna Scigulla, Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni con la sua 130 blu. È stato per me uno dei tanti sliding doors che ti si presentano durante non solo la carriera ma anche la vita, insomma.